Non alza bandiera bianca la regione, ma poco ci manca. È il dato allarmante diffuso oggi nel corso di una conferenza stampa dall'assessore regionale all'ambiente Francesco Pugliano, che ha rendicontato pubblicamente lo stato di salute della struttura di smaltimento rifiuti in Calabria. La regione è malata, magari ancora non spacciata, ma rischia sul serio di soccombere. Siamo al collasso, ha detto Pugliano, perché ciò che abbiamo trovato dopo 11 anni di commissariamento è drammatico. Abbiamo strutture insoddisfacenti e soprattutto non possiamo più andare avanti nello smaltimento dei rifiuti, contando solo sulle nostre risorse. Serve confluire rifiuti in Sicilia e Toscana, perché la Puglia non basta e perché le nostre discariche sono insufficienti. In questa condizione di collasso io credo che ci sia bisogno della collaborazione e della responsabilità di tutta la Calabria per vedere come uscirne fuori da questa situazione drammatica. E allora, per quanto riguarda il sistema impiantistico, che sicuramente conosciamo un po' tutti, è un sistema impiantistico incompleto. In pratica sembra davvero lontana una risoluzione positiva dell'emergenza. Ciò che pare certo però è che oggi la regione sembra maggiormente preoccupata di giustificarsi e di consegnare le responsabilità al commissariamento terminato 16 giorni fa, come se dell'emergenza rifiuti, in 3 anni di assessorato, lo stesso Pugliano non ne avesse mai sentito parlare. Rimane da capire quanto tempo occorrerà ora per riportare alla normalità l'emergenza, mentre città come Reggio e Cosenza cominciano a vivere seri problemi che anche il resto della regione ben presto vivrà. Le rassicurazioni di certo non bastano più e dai cittadini la fatidica affermazione "stiamo facendo il possibile" appare come una missione di incapacità nell'affrontare il problema.